Oggi parliamo di un bug che, quando fu reso pubblico, fece letteralmente tremare tutta Internet. Il bug riguarda un'implementazione famosa del Transport Security Layer, TSL, anche volgarmente chiamato SSL. Il bug, importantissimo dettaglio, non riguarda il protocollo. TSL è un protocollo tuttora sicuro, ma riguarda un'implementazione di questo protocollo, un'implementazione open source che è la più utilizzata al mondo. Riguardava OpenSSL. Io ricordo ancora quando questa vulnerabilità fu resa pubblica. Tutti gli amministratori di sistema si cagarono addosso, ve lo giuro. Ma è un bug del cazzo. Errore nel programma che potrebbe fare un qualsiasi studente sbarbatello del primo anno. Sono passati anni da quando fu reso pubblico e ovviamente non ricordavo i dettagli di come funzionava. Rileggendoli oggi ho detto: ah sì, è una cagata pazzesca. E vi faccio pure vedere il codice buggato, sì, perché lo si trova ancora online. Partiamo dalle basi per settare un contesto. TSL è un protocollo che permette di creare una connessione sicura fra due punti della rete, quindi un server e un client, per esempio. In passato veniva chiamato SSL, che fu sviluppato da Netscape, poi ci furono delle revisioni e a un certo punto cambiò nome e prese il nome di Transport Security Layer, quindi TSL. Questa connessione sicura viene fatta mediante chiavi di cifrature, quindi è una connessione cifrata. Quando per esempio entriamo in un sito e vediamo questo simpaticissimo lucchetto, stiamo utilizzando dietro le quinte TSL. TSL è un protocollo, quindi che vuol dire? Un insieme di regole che definiscono come la connessione deve essere fatta e deve essere instaurata per essere sicura tra due entità della rete che vogliono comunicare fra di loro appunto in maniera sicura. Pertanto esistono diverse implementazioni. È la stessa cosa che succede per esempio per il protocollo POP3 o SMTP, un insieme di regole che poi sono state implementate in centinaia di client di posta elettronica. Tra l'altro, sulla posta elettronica ci ho fatto pure un videoetto, questo qua, andate a recuperare. Una cosa simpatica di TSL è che può essere utilizzato su un qualsiasi protocollo internet. HTTP è uno di quelli, infatti è quello che vi dicevo poco fa, il famigerato, famosissimo lucchetto che vediamo nei nostri browser. FTP, posta elettronica, SSH, VPN, VoIP, insomma, inventi il tuo protocollo, ok, lo vuoi rendere sicuro? Trasferisci tutto mediante TSL e il gioco è fatto. Come tutti o la maggior parte dei protocolli internet, TLS contiene una specifica all'interno del suo protocollo che serve per mantenere la connessione attiva. Sì, se una connessione non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, può andare in timeout e il sistema operativo o un router o qualunque cosa che sta nel mezzo lo può chiudere. Anche il server stesso dice: il client non mi vuole parlare, chiudiamolo, non mi serve. Tutti i protocolli hanno una specifica simile. Su IRC c'è il ping, è una cosa normalissima. Tra l'altro, sulla storia di IRC io ci ho fatto un video, cioè questo qua, che tra l'altro è uno dei primissimi video che ho fatto su questo canale, che siccome sta avendo una sorta di impennata di visualizzazione, perché non andate a recuperarlo qua, ovviamente, quando finite questo. Quindi immaginate che io sto in un server su IRC, ma non dico nulla e nessuno dice nulla, quindi non sto facendo traffico. Per evitare che il server mi butti fuori per inattività oppure per mantenere, come dicevo poco fa, la connessione attiva, per evitare il timeout, i client dopo ogni tot mandano un ping al server. È una cosa, come dicevo poco fa, normalissima, e il server risponde con un pong. TSL fa la stessa cosa, ovvero ha una specifica nel suo protocollo per fare la stessa cosa. Si chiama heartbeat, battito cardiaco. Ognuno la chiama come vuole, ping, echo, heartbeat, non ha importanza. La sostanza non cambia. E come funzionerà mai questo heartbeat? Semplice. Il client o il server manda una richiesta di heartbeat all'altra parte con un piccolo messaggio. L'altra parte lo riceve e deve semplicemente restituire il messaggio tale e uguale. È un classico messaggio di echo, è quello di restituire la stringa mandata all'altra parte. Se una delle due parti non lo fa, vuol dire che il client o il server sono crashati oppure la connessione è stata chiusa e quindi va riaperta. L'implementazione di questa cosa semplicissima in OpenSSL era buggata.
e questo diede vita a un bug che fece tremare internet nel lontano, o meglio vicino, 2014, chiamato Heartbleed, ovvero il cuore sanguinante. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Oggi parliamo del bug di OpenSSL Heartbleed che fece tremare internet una decina di anni fa. Per supportare il mio canale è molto semplice. Iscrivetevi, qualora ovviamente non l'avete già fatto, lasciate un like, lasciate un commento, facciamo capire all'algoritmo di YouTube che ormai non deve più temere il bug Heartbleed. Sì, perché il bug questo qua è stato risolto tanto tempo fa e in teoria non ci dovrebbe essere più problemi, almeno in teoria. Ma procediamo con ordine. Il messaggio che viene messo all'interno dello scambio Heartbeat, che deve essere poi ritornato indietro, si chiama in inglese payload e quindi utilizzerò questo termine. Il protocollo per la richiesta o risposta di Heartbeat è formato nel seguente modo. Abbiamo il tipo di messaggio che può essere richiesta o risposta. Poi abbiamo la lunghezza del payload, il payload in sé, e il padding. Il padding è un riempitivo che di solito si mettono proprio dei caratteri alla cazzo di cane, che viene scartato quando, diciamo, viene ricevuto dal client o dal server e viene utilizzato per questione di sicurezza, per evitare appunto bug come quelli di Heartbleed. Quello che vedete qua a schermo è la specifica del protocollo che può essere implementato da chiunque. Certo che se hai il padding che ti pare il culo, non vuol dire che le implementazioni non possano essere fatte alla cazzo dei cani. Dunque, adesso andiamo a vedere qual era il bug di OpenSSL in questo contesto. Un client che fa una richiesta assennata, se vuole mettere un payload di 3 byte, metterà qua su payload length 3. Se un server fatto bene, controllerà se la lunghezza del payload dichiarata dal client o da chi fa la richiesta è uguale alla lunghezza effettiva del payload. È un modo per verificare se una richiesta sia stata fatta bene. Ma cosa succede se noi siamo un client birbantello? Ovvero, cosa succede se io passo AFK, quindi un totale di un payload di 3 byte, ma qua dichiaro che in realtà il mio payload è di 1024 byte? La richiesta non è fatta bene e in teoria andrebbe scartata. OpenSSL non faceva questo e si fidava di quello che veniva detto. Gravissimo, mai fidarsi di quello che ti viene detto. Quando la versione di OpenSSL buggata doveva rispondere a una richiesta di Heartbeat, doveva allocare lo spazio per rispondere. Lasciamo perdere i byte che servono per formare l'internet del messaggio e focalizziamoci per il momento su payload. Il buffer allocato non ha la dimensione effettiva del payload, ma veniva allocato con la dimensione di quello che dichiarava il client. Quindi se io effettivamente avevo detto AFK, ho messo 3 byte, ma avevo dichiarato 1024 byte, OpenSSL allocava 1024 byte. Ovviamente poi vediamo che l'allocazione era leggermente più grande, ma andiamo a vedere, proseguiamo. Va bene, fin qua tutto a posto, allochiamo un po' di spazio in più e sti gran cazzi. La vera natura del bug arriva un po' dopo. Perché per copiare il payload ricevuto alla risposta viene utilizzata una semplicissima main copy. La main copy accetta 3 parametri. Un puntatore dove copiare i dati, quindi un buffer per la risposta. Un puntatore dove copiare i dati, quindi l'indirizzo del primo carattere del payload ricevuto, e il numero di byte da copiare. E in quel numero di byte veniva banalmente impostata la lunghezza del payload dichiarata, non della lunghezza effettiva. Quindi se il client mandava 3 byte ma diceva che il payload era di 1024 byte, la memcopy andava a copiare 1024 byte partendo dal payload e ovviamente sforava quell'array, perché quell'array effettivamente era tipo di 3 byte, forse al massimo 4 se mettiamo una backslash 0, e quindi andava a copiare tutto quello che stava in memoria dopo la fine del payload. Questo è un classico caso di un buffer overread. Leggo più di quello che dovrei effettivamente fare. E quello che ci sta a memoria, dopo il mio array con il payload che ho ricevuto,
può contenere qualsiasi cosa, fintanto che ovviamente non viene fatto un page fault, ma, come abbiamo visto settimana scorsa, fintanto che io leggo all'interno della memoria, dello spazio, indirizzamento del programma, tutto è lecito. La soluzione di questo bug è molto semplice. Se la lunghezza dichiarata è uguale alla lunghezza effettiva del payload, allora procedo, altrimenti scarto la richiesta e la finisco là. Questo banale controllo non veniva fatto. E adesso io vi mostro pure il codice di OpenSSL 1.0.1 che ancora si trova online. A questo punto del codice ricevo un messaggio di Heartbeat. Controllo se è una richiesta o una risposta. Se ricevo una richiesta devo dare una risposta, quindi entriamo in questo caso da lì. Allogo un buffer con queste dimensioni, payload più padding più 1 più 2. Dunque, per creare la risposta alla richiesta di Heartbeat mi serve un byte per, diciamo, il tipo di messaggio, quindi in questo caso una risposta. 2 byte per la lunghezza del payload, che setto con il valore che mi manda la richiesta, come faccio in questo caso. Infine aggiungo tanti byte quanto mi servono per il padding, il minimo è 16 byte. Andiamo avanti. Questa macro qua, S2N, converte il valore da little endian a big endian e lo mette direttamente all'interno del buffer, quindi scorre automaticamente il puntatore di 2 byte, perché la lunghezza del payload è stabilita con 2 byte. Qualora non doveste sapere cosa significhi little o big endian, non vi preoccupate. Recuperatevi questo video dove io ve lo spiego benissimo. E qua faccio la memcopy sull'indirizzo puntato da BP, che sarebbe il buffer. Qui c'è PL, che è l'indirizzo puntato dal payload ricevuto. E copio payload bytes. Qua in teoria dovevamo, diciamo, copiare qualcosa come tipo strndpl, quel numero di byte, o qualsiasi altra, diciamo, metodo per capire quanto effettivamente era lungo il payload. Un'accortezza da stare attento in questo codice è questa variabile payload. Non contiene l'indirizzo del payload, ma la sua dimensione in byte. Il puntatore al payload è questo qua, si chiama PL. Sì, lo so, è un po' confusionario, ma non ho fatto io il codice. Questo è il bug e soluzioni online ne troverete tantissime, anche su Wikipedia. Mettete queste linee di codice dove se la lunghezza del payload più 1 più 2 più padding, che qua è messa fissa a 16, supera la lunghezza effettiva di quello che ho ricevuto dall'utente, ritorno e non faccio più un cazzo. Mettendo questa if di guardia prima di creare il buffer e quindi fare la memcopy risolverebbe tutto. E infatti risolve tutto. Come vi dicevo, questo è un bug implementativo e non del protocollo. Infatti altre implementazioni di TLS non erano affette, tipo quella di GNU TLS. Magari che ne so, avevano altri bug, ma no questo di Heartbleed. Magari tutti voi che guardate questo video, magari vi state facendo questa domanda: ma Valerio, come ci hai detto tu, questo è un bug proprio del cazzo. Chi avrà mai sbagliato una cosa così semplice in un contesto così delicato come la libreria OpenSSL? In effetti, sappiamo nome e cognome. Robin Segelman, studente di dottorato tedesco, aveva implementato un'estensione di OpenSSL per implementare appunto sta stronzata del Heartbeat. Una funzione echo tra due punti, semplicissima. Fece la sua modifica, fece una pull request su GitHub, uno dei 4 sviluppatori principali di OpenSSL la vide, gli piacque e fece il merge con il codice di OpenSSL nel 2011. Questo, insieme ad altre modifiche, iniziarono a far parte di OpenSSL 1.0.1 a partire dal 14 marzo del 2012, che è il codice che vi ho mostrato poco fa. E non hanno controllato il codice di un tizio esterno prima di metterlo, diciamo, nel codice di produzione? Certo, ma non se ne sono accorti. Il bug fu scoperto nel 2014 da due aziende in contemporanea. Google, che ovviamente non ha bisogno di introduzione, e la Codenomicon, che adesso si chiama Synopsys. Una volta reso pubblico questa vulnerabilità di OpenSSL, scoppiò il caos. Tutti, la maggior parte dei server al mondo usano OpenSSL, quindi tutti eravamo in pericolo. OpenSSL venne patchato in brevissimo tempo, in 7 giorni, ma tutti dovevano aggiornarlo. E quindi ecco perché poco fa vi dicevo, in teoria dovremmo essere tutti, diciamo, a sicuro. Perché occorre tempo che tutti aggiornino i propri sistemi.
magari, che ne so, magari qualcuno ancora se l'è dimenticato e sta utilizzando la versione di OpenSSL 1.0.1. Un membro del Parlamento britannico dichiarò a tutti di cambiare le proprie password. Sì, perché con questo trucchetto del payload, che potevamo impostare qualunque valore, tutto poteva essere copiato. Basta che si trovi in memoria del server, come le password, chiavi di cifrature. E anche i tizi del progetto Tor dichiararono che se volevamo preservare la nostra privacy e anonimato online, dovevamo stare alla larga da internet per un paio di giorni mentre le acque si fossero calmate. L'Agenzia delle Entrate canadese riportò che furono rubati i social insurance number, sapete quello che nei film molto spesso viene tradotto come il numero di previdenza sociale, di almeno 900 contribuenti canadesi. E voi dite, che se ne fanno mai tutti, diciamo, gli hacker di questi numeri? Furti di identità. Questo se ne fa. A quanto pare, ho sentito questa rumor, ovviamente non sono sicuro che sia la verità, ma a quanto pare la National Security Agency, la NSA, i servizi di intelligence americani, erano a conoscenza di questo bug e non dissero nulla. Perché? Non dovrebbero fare qualcosa per la sicurezza nazionale? Perché dirlo quando poi il bug può essere risolto, quando loro potevano sfruttare questo bug per operazioni di spionaggio? Cioè loro, perché dobbiamo dirlo? Possiamo sfruttarla noi? Che bello! Perfetto, pinguini! Grazie per aver visto questo video fino a questo punto e rinnovo il mio invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale, lasciate un like, commentate, fate come mi pare, perché noi ci vediamo alla prossima. Ciao, Kiko!